Ciao a tutti, oggi una ricetta molto golosa. Faremo un risotto con porri e gorgonzola. Domanda, avere già miette e le noci non te le metto? No, no, tutti hanno fatto il risotto con pere, gorgonzola e noci. Basta, non se ne può più. C'è una montagna di video. Però l'accoppiamento col porro non l'ha fatto nessuno. E il porro, secondo me, è proprio l'ideale per accompagnare il gorgonzola. Quindi vediamo gli ingredienti. Del buon riso Carnaroli, mi raccomando, è quello buono. Dei magnifici porri, già belli, puliti. Ovviamente del gorgonzola DOP. Uno spettacolo, vai giù. Una nocetta di burro, mezzo bicchiere di prosecco fermo e per il brodo una carota, due costine di sedano e la parte verde dei porri. Prima operazione, acqua all'ebollizione. La giusta quantità di sale e caliamo la parte verde dei porri. Carne, le due costine di sedano e la carota. Lasciamo andare almeno per una mezz'oretta a fare il brodo. E mentre il brodo va, ci tagliamo i porri, vabbè, prima a metà nel senso della lunghezza e poi dopo tagliate così a semi rondelle con la santa pazienza. Questa quantità è sufficiente, sono tre porri, eh? E ora prepariamo la salsina di porri. Sul fondo un po' di olio d'oliva extravergine, quando l'olio è caldo, la nocetta di burro. Si deve sciogliere piano 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 piano. Il burro è sciolto e quindi caliamo i porri. I porri si devono stufare, non bruciare. E quindi mescoliamo un po'. Salate appena un poco. E diamo una mescolata. La fiamma deve essere bassa, eh? Nel cuocere i porri, aiutatevi con un pochettino di brodo di porri, così. La mescolatina. Qualcuno aggiunge anche un po' di pepe bianco volendo, eh? Io non ho pepe bianco, ma una macinatina di pepe nero lo metto. Il porro va cotto per circa 15 minuti, sempre a fiamma molto bassa. Il porro è pronto e lo mettiamo da parte. Ora una bella pentola proprio da risotti, la facciamo riscaldare ben bene. E a secco, e dico a secco, caliamo il riso a tostare. Ve ne accorgerete perché il suono del mestolo contro il riso cambierà leggermente. Ci siamo, è il momento di aggiungere il vino.
parte alcolica evaporata e quindi è il momento del brodo bollente. Eccolo qua, di porro. Mescoliamo. Appena assorbe il brodo, ne aggiungeremo dell'altro. Tempo di cottura del risotto, ovviamente, è attorno ai 17 minuti. E abbiamo il brodo che va tenuto in costante ebollizione, il riso che inizia a cuocersi, ma siamo molto indietro ancora, e poi i porri che stanno qua dentro a aspettare il loro turno. A metà cottura del riso aggiungeremo i porri. Aggiungiamo 2 cupinielli di brodo di porro. La mescolatina e andiamo avanti. Siamo a metà cottura del riso e quindi caliamo i nostri porri. È un'altra cosa. Profumo meraviglioso. E i colori del risotto, questo bel bianco appena verdino, una meraviglia. Questa è una fase molto delicata perché il riso ora tende un po' ad addensarsi, per cui dobbiamo rifornire di brodo di porri. Ecco qua. Anche perché il riso deve essere servito, si dice, all'onda, quindi molto ma molto morbido. Ci siamo quasi, bello, molto cremoso. Il gorgonzola va aggiunto a fiamma spenta. Il riso è cotto, spegniamo la fiamma e ora aggiungiamo i fiocchetti di gorgonzola, tutti. Così, oi. Dopodiché, movimento rapido, rapidissimo, a sciogliere il gorgonzola, amalgamarlo tutto. Vai, 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 vai. Ci siamo, perfettamente mantecato. Aiù, dobbiamo soltanto impiattare. Impiattate così, quindi aggiungete qualche rondella di porro bello fresco, la parte verde, una foglietta di salvia, un giro di pepe minimo e tutti a tavola e buon appetito. Vaiù. È il momento dell'assaggio. Sentiamo una strisciata di risotto, bel profumo e meraviglioso. Vai, guacare. È un giusto equilibrio fra porro e gorgonzola, ma che pere, niente pere. Una meraviglia, facilissimo da fare,
pepe bianco e non pepe nero, ma mi trovavo il pepe nero. E a tutti buon appetito. Alla prossima. Ciao ciao.